Ragazzi, bentornati su The Last of Us. Siamo arrivati a quando finalmente trovano la macchina e devono fare un'altra missione, che di solito non mi riesce mai. Ok, mettilo in prima. Tieni Già fatto. il piede sulla frizione e quando si mette in movimento. So come si lascia la frizione. Come diavolo! Non mi 14 anni. interessa! Non fare cazzate! Ok, Ellie, stai pronta? Ora! Schiaccia ora! Schiaccia! Ehi, bel lavoro, ragazzine! Tra poco dovrebbero esserci troppi zombie. Infatti. Laggiù, attenzione! Oh, Dov'è? merda! Siamo a posto! Torniamo al camion! Dobbiamo andare più veloci! Ellie, dobbiamo arrivare alla collina. Dobbiamo solo superare la cima. Dobbiamo arrivare da qua e basta. Ehi, dietro la casa, alla vostra destra! Ok. Giù dal camion, in fretta in arrivo! Ok. Ancora. Dai, 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 dai. Dai, abbiamo poco tempo, torniamo a spingere. Non ho preparato il cucina. Mi hai davvero rovinato la giornata. Ora sì. Joel, lo sai che... Dall'altra parte, a sinistra! È una tregua. Raggiungiamo la collina. Ok, perché ti sei messo di qua? Solo più quattro proiettili. Ancora ce ne sono più. Ok, Ellie, stai pronta. Devo solo correre qua, Joel, giusto? Lasciali perdere, usciamo! Ok. Vai, vai, vai! Ok. Vai, vai! Accelera! Ce l'ho fatta. Non capivo se dovevo scappare perché Ok, qui quando va avevo bene. giocato. Ferma! Non farla spegnere, ok? Quella ragazzina ci ha quasi ammazzati. Ma non è vero. Dai, ammettilo. Ha saputo cavarsela prima. Voi non ce la farete. Grazie, Bill. Tieni. Che cos'è? Ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina. Grazie. Grazie, piccolo Bill. Ehi, Bill, riguardo al tuo amico, è difficile. E io... Beh... Siamo pari? Siamo pari. E allora vattene dalla mia città. È un modo per dire grazie. Bel tramonto. Arriva il temporale. No, cazzo! Ehi, non dovevi dormire. Ok. So che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere. C'è solo un problema. Guarda qui. Continua. Puntini. Oh, odio la suspense. Dove l'hai preso? Poverina. L'ho preso da Bill. E c'erano un sacco di cose sparse. Ah sì, ma Bill manco li guarda. Cos'altro hai preso? Beh... Tieni. Non ti fa venire nostalgia? Ehi... Hey. Questa è decisamente più vecchia di me. Non è niente male.
Meglio di niente. Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte. Mm-hmm. Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti. No, Ellie, quello non è per bambini. Come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, oh, smettila. Stai tranquillo, voglio capire meglio, do solo un'occhiatina. Perché queste sono incollate? Ci sto solo prendendo in giro. Ciao ciao amico! Pittsburgh. Sai una cosa? Non vale per niente. Joel, non è che ti stai affezionando? Che non provi a te. Non lo so. Non lo so. Che bella che sei, Kira, sei la mia vita. Ho Kira sulle gambe. E adesso? Fanculo. Piano! Eccolo qua. Aiuto! Porca merda! Andiamo ad aiutarlo? Allaccia la cintura, Ellie. Aiuto! Ma scusa, è quel tizio? Non è neanche ferito. Io qua penso solo una cosa, no? Metto in pausa, altrimenti interrompo. Io penso già a Joel col trauma della figlia che praticamente hanno avuto l'incidente, poi lei aveva la gamba che non faceva male, ha sparato, eccetera. Mo di nuovo. Come ha un trauma, poverino. Oh, sto bene, sto bene. Allora scendi, in fretta. La musica continua. Vieni qua tu, merda! Lasciami, pezzo di merda! No! Mi sono distratta, porca Eva! Mi sono distratta, ho ammazzato Joel! Mannaggia che mongola che sono. No, da capo no. Sto bene, sto bene. Allora scendi, in fretta. Vieni qua, tu merda. Lasciami, pezzo di merda. Lasciami, pezzo. Chi la fa l'aspetti? Sì, ti ma darò porta... una bella lezione. Sì, di me. Non mi parla di una bella lezione. Mi spiace per la tua autostima. Forza. Cos'hanno questi tizi? Prendi fiato. Ce ne andiamo. Ok. Attento. Merda. Sta giù. Dai, gira attorno. Capito? Ok, vieni, facciamo su di te. Ok. Oppure per la parte a me. Ok. Arriva avanti di qua. You.
di qua sono. Una di qua, palese, no. Ok. Ok. Una è lì. Una è lì. Eccolo. Dove diavolo sei? Ma brutto coglione. Ce ne sono più? Ok. Proiettili? Ma figurati. Bene. Credo che fosse l'ultimo. Tutto ok? Sì, credo di sì. Bene, perché dobbiamo uscire di qui. Sai come funziona. Guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci può servire. Ricevuto. Dov'è? Ok. Al massimo sono già. Quelli sono proiettili, no. Oh sì. No. Perché ho usato quella? Vabbè. La mia preferita, ecco perché. Dove devo andare ora? Non mi posso ricordare tutto quando. Ma posso ricordare tutte cose. Queste cose non è siciliano. Volevo farla napoletana, ma. Cos'è? Al massimo. In effetti potrei accendere la luce, già non vedo nella vita reale. Al massimo. Cos'è? Niente. Qua? Oh sì. Quando è che trovo un banco da lavoro? Niente. Niente. Qua ho fatto tutto, sì. Non vedi niente? Forse... no, qua c'è il filo spinato. Dove devo andare? Palese c'è qualcosa che non ho... ah, forse qua. Forse qua, sì. No. Ci deve essere una via d'uscita migliore. Ma certo che c'è sempre una via d'uscita, Joel. No, qua c'è il filo spinato, non posso per forza... ah, forse qua. Ecco. Avanti. Vai. È bravo, Joel. Trova qualcosa per tenerla aperta. C'è della roba. Con calma, interessante qua dentro. È lì. Giusto. Cioè, Ellie, muoviti. Ciao, piccola, ti sei svegliata. Ok, vai. Ok, ce l'ho. Ciao, piccola principessa. Ma tu sei bella, amore. Non sei comoda così. Ecco, così sei appoggiata con la testa, vai. Guarda. Io voglio un piano da lavoro. Si può fare? Vediamo un po' qua. Cosa posso creare? Ancora niente. Massimo. Oh. Cioè, non è che al massimo, però mi mancano alcune... oh! Cacciatori di merda. Avremmo potuto essere noi. Cioè, cos'è che facevano? Li squartano. Prendono gli ordini. Non sapevo che saremmo dovuti tornare indietro. Siamo sopravvissuti. A malapena. Avanti, usciamo di qui. Ah, no. Ah. No, non... tipo... non prendono organi, prendono materiali. Oh, rubano le cose.
Ma per quale motivo? Cioè, in questo momento rubano un paio. Cosa ne rubi così tante? Che te ne fai? Vabbè. Come lo sapevi? Di cosa? Dell'imboscata. Mi sono schierato da entrambe le parti. Così uccidi un sacco di innocenti. Lo prenderò però, sì. Prendilo come vuoi. Joel. È inutile che... Cioè, so che ti vergogni, ma è quella la verità. Allora, vediamo cosa posso aumentare. Ancora niente, ma... Qui deve essere dove dormono quegli stronzi. Dove dormivano, voglio dire. Gli intrusi saranno attaccati a vista e i sopravvissuti saranno attaccati di nuovo. Bene. O forse morite prima voi. Aria aperta. Che bello quando vedo il verde, l'aria pulita. Ah, non penso che questi tizi fossero infetti. Bene. Ecco il ponte. La nostra via d'uscita da qui. Ehi, Ellie. Rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Si preoccupa. Ok. Ora in teoria dovrei averne di più. 30, velocità di creazione. Non voglio quello, voglio la velocità di cura. Ti frega, sto qua. Vediamo un po'. Per quanto ancora ci terranno al sicuro. Sto fischiando. Perfetto. Un altro modo per farmi impazzire. Fantastico. Carina. Che tenera. Tenerissima, Ellie. Ellie piacerebbe. Oh, Ellie piace. Ecco. Non glielo puoi dare? Vado da Ellie. Dov'è Ellie? Più avanti di me. Ellie, mi devi aspettare però, devi fare attenzione. Non posso dare il giornalino, no. Cos'è stato? Non lo so. Dove hai imparato a sparare? Nasconditi, Ellie. Okay. Avevi tutto il gregge davanti e non ne hai colpito uno. Tra poco colpirò te. Wow. Ehi, sei proprio agitato. Se vuoi delle... Oh. Visto qualcosa? Cos'è stato? Che c'è? No. Cazzo. È proprio qui! Ti faccio bruciare! Merda! Brucia tu. Ma guarda... Dove sono gli altri? L'altro dov'è? Manca uno. Eccolo. Ma guarda. Oh, vedi. Anzi, sai che facciamo? Vuoi sapere che faremo? Oh, vieni qui fuori, figlio di puttana! Ah, oh, vabbè, va. Oh, ce la faccio. Mi spiace. Ho proprio voglia di farti saltare in aria così. Neanche un po' di proiettili, figurati. Cioè, ma io mi chiedo una cosa. Questi hanno, sentono armi di pistola, rumori di pistola e vanno col bastone. Ma... Vediamo come l'ho carbonizzato. Arrosto. Oh.
sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un po'. Ma tutta sta roba? Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Abbandonato. No, è surriscaldata, merda. Cavolo. Perché sei surriscaldata di nuovo? Vabbè, finché regge. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito, ma il più delle volte se lo tenevano. A Boston non è mai successo. Stronzi. Fidati, è successo un sacco di volte. Raga, ho dovuto staccare perché la telecamera era surriscaldata. Continuiamo con la missione. Seguire un turista. Hai partecipato, ne ho sentito parlare. Quella tizia non si voleva arrendere. Non avevo mai visto nessuno con tutta quell'energia. Ci abbiamo messo 2 minuti ad uccidere gli altri e 5 ore a dare la caccia a lei. Cavolo, qualche volta la paga devi guadagnartela. Sì, infatti. Ce l'avamo quasi arresi quando ha iniziato a spararci. Stupida, poteva fuggire. Ho detto ad altri due di distrarla. Preso il fucile, messo la sua testolina nel mirino e bang, finita. Merda, avresti dovuto tenerla. Parla entrare nel gruppo. No, impossibile. Quella ragazza ci avrebbe ammazzati nel sonno. Ma parla di Tess? Laggiù! Merda. Stavo morendo. Dove sono? Ma vediamo se riesco a creare qualcosa. Nervosa. Boh, adesso devo giocare bene perché sennò veramente mi nervosisco. Di sicuro non mi serve la mazza. Ho questo fucile. Viene. Lui è qua giù. Porca di quella puttana, oh! Ma quanto sono incazzata quando fa così. No, vabbè. Da quando non so più giocare a sto gioco di merda? Merda! Coprimi, vado avanti! Ti copro io! Ma okay, perché te? Ma perché? Colpiscilo, cazzo! Porca troia! No, vabbè. Coprimi, mi muovo! Sì, ti copro io. No, vabbè. Ok.
Eccola che non muore. No, vabbè. È mio, forza. Capito. No, non ho parole. Coprimi. Sono incazzatissimo. È mio. Ma quanti ce ne sono? Niente, non ho più armi. Guardami le spalle. È mio. Sei sempre tuo. Sono tantissimi, ma sono tantissimi. Mai vista una roba del genere. Non farlo scappare! Lo... Ecco! Ok. Non avete idea di quanto ho le mani sudate, raga, non avete idea. Ho preso tutto. Guardate la carne. No, comunque non sono concentrata, non so perché. Poi quando sono agitata non riesco a parlare. Vabbè, questo l'avrete capito. Cioè, mi viene proprio l'ansia. Cioè, con tutti questi proiettili che ho sprecato, solo un... Ok. Questa, solo... Non ci sono neanche altri proiettili. Non ne ho tanti, secondo me. Qua della pistola hanno solo uno. Ehi. Proprio quello che cercavo. Qua? C'è qualcosa? Sì, vedi. Basta. Vediamo qua che dice. Basta. Non ho più niente. Piani di lavoro, manco... Manco a pagarli. Non so perché non ci siano piani di lavoro, perché come faccio io a, ad aumentare le mie armi se ne trovo uno ogni... Dai, Ellie, spostati! Ma di qua... Vediamo cosa. È dietro di te. Non posso creare. Come dietro di me? Come dietro di me? Come dietro di me? Oddio.
giù! Coprimi! Mi muovo! Bastardo! Ok, ce l'ho. No, ci siamo, bastardo! Merda, dove cazzo sei? Vieni, te lo faccio vedere dove sono. Ok, ho scoperto dove sono. Per un pelo davvero. Ai confini dell'universo e ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e vinci? Sì. Ok. Niente. Qua? Sì. Ce n'è un altro? No. Wei. Kira, mi scappa la pipì, se fai così mi piscio addosso. Dove devo andare qua? C'è un morto. Due morti. Tre morti. Prendere dei soldati. Chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa. Vediamo dove porta. Fa attenzione quando scendi. Dove devo andare? Ah, qua. Giù. Ancora? Quanto è pieno di gente? Ce ne sono altri. Quindi... direi che la puntata può finire qua. Ok. Non penso ci abbiano visto. Bene. Bene ragazzi, direi che possiamo terminare qua questa puntata e ci vediamo domani con il continuo. Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. Mirko Alice Game, se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. La giornata e la coppia che scoppia sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.